Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se ti piace il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Un vademecum per il principiante. Per te che sei nuovissimo o nuovissimo dell'argomento, per te che ti sei attaccato o attaccata a queste tematiche per curiosità, per te che ti stai improvvisamente svegliando da un incubo e adesso sai dare un nome a tutto questo dolore dilaniante dell'anima che hai vissuto. E già stai provando un pizzico di sollievo. Qui di seguito voglio presentarti quelle linee guida in modo che tu possa accedere con facilità a tutto ciò che è l'abuso narcisistico. L'abuso narcisistico è un vero e proprio abuso psicologico che prevede una relazione di qualsiasi tipo con una persona affetta da disturbo narcisistico di personalità. Disturbo presente nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Importante da sottolineare che il narcisismo patologico è un disturbo mentale e non è una parola qualsiasi, anche molto grave, è uno dei più gravi dell'incolumità psicofisica delle persone che sono accanto ad un soggetto disturbato. Più grave in quanto incredibilmente invisibile e subdolo. Il narcisista non è l'uomo o donna bello che si sente bello e superiore. Ancora c'è il pensiero errato che il narcisista sia questo. Assolutamente non è così. Il narcisista patologico è una persona che vista da fuori sembra normalissima, spesso carismatica, tenera, sensibile, sincera e profondamente inconvincente, qualsiasi cosa racconti o faccia, ma che invece dentro di sé la sua personalità è affetta da una miriade di atteggiamenti, sintomi, modi di pensare e soprattutto di percepire la realtà patologici, distorti, ma in primis molto pericolosi perché per chi gli è più vicino. I narcisisti patologici più gravi, quindi perversi e psicopatici, sono estremamente pericolosi all'interno di una relazione sentimentale e potrebbero arrivare a violenza fisica ed anche, in casi estremi, ad omicidio. Le caratteristiche principali della personalità narcisistica sono idee grandiose di se stesso, fantasie di successo, influenza e potere senza limite. Smodata necessità di ammirazione, ritenere di non essere compreso nella propria grandiosità, camaleontismo in base alla situazione in cui si trova, ostentata sicurezza in se stesso, manifestata all'esterno totalmente incongruente con la vera insicurezza e con la vera frustrazione che prova all'interno, profondo senso di vuoto interiore, mancanza di empatia, ottimo attore innato, volto alla manipolazione di ogni persona con cui entra in contatto, costante manipolazione mentale degli altri e considerazione degli altri alla stregua di oggetti per raggiungere i suoi scopi, bugiardi patologici, invidia patologica e convinzione che gli altri provano per lui. Mancanza di introspezione, emulazione di sentimenti umani, incapacità affettiva patologica di provare amore per qualsiasi essere umano che non sia se stesso, verso il quale però prova un amore non sano ma malato in quanto rivolto alle sue maschere in continuo cambiamento. La relazione può esistere tra vari soggetti. La sua manifestazione più evidente e devastante avviene nella relazione affettiva tra due partner in cui uno dei due o, in casi più rari, entrambi è narcisista. Ma può esistere anche tra genitori e figli, tra parenti, tra colleghi, tra amici. Certo è che la relazione con un narcisista patologico è un percorso verso il dolore, verso la violenza più cruda, sempre psicologica, a volte anche fisica, spesso nelle relazioni di coppia le fasi sono queste: love bombing, svalutazione, scarto,
ritorni. Importante da capire per voler conoscere a fondo il modo di agire del narcisista è proprio l'approvvigionamento narcisistico. Le prede sono per lui dei dispositivi dai quali trarre il cosiddetto approvvigionamento narcisistico. Il narcisista è un manipolatore per eccellenza, la manipolazione è violenza psicologica e verbale. Le tecniche manipolatorie che il narcisista attua nel corso di tutte le fasi delle relazioni sono numerose e tutte invisibili, difficile raccogliere per la donna e anche per un uomo che ne è totalmente invischiata, invischiato. Ne cito alcune delle tante: mirroring, triangolazione, gaslighting, silenzio punitivo, orbiting, ghosting, hovering, proiezione. È un'infarinatura, ma ti permetterà di avere quella minima base per capire i concetti che ricorreranno frequentemente in ogni mio video. Se hai bisogno del mio aiuto, ci sono. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Insieme possiamo veramente arrivare ad un futuro diverso. Un bacio a tutte e al prossimo video.